diciamo che siamo partiti abbastanza male, per dire la verità, perché venerdì avevamo molta paura del tempo e infatti la paura del tempo ci ha risposto proprio bene, perché è venuta l'acqua sabato, che è stato tra acqua e freddo abbastanza un disastro, nonostante il grande spettacolo che ha fatto Tarantino, proprio bellissimo effettivamente. E invece oggi la paura, insomma, è sparita, perché chiaramente un afflusso di, come i vecchi bei tempi, diciamo, gente da tutto il VCO, dal Varesotto, dal Milanese, gente un po' dappertutto, e credo che siamo soddisfatti di tutto questo po' di gente che è arrivata. Abbiamo visto anche molte roulotte, quindi qualcuno è già arrivato anche con la roulotte. Con la roulotte i camper sono già arrivati venerdì, e questo la dice lunga, perché cominciamo a prendere piede anche con un turismo un po' più, non solo di giornata. Quest'anno poi l'annata dei funghi è stata ottima. Quest'anno l'annata dei funghi è stata ottima, di conseguenza non potevamo che rispondere con dei prodotti buoni, visto che abbiamo anche cambiato un po' il menù, andando a fare delle cose particolari, che sono il nostro risotto con le trenette con i funghi in un'area delicata e spadellata lì sul momento, che chiaramente dà risultati diversi che fare la pentola dentro. Chiaramente c'è magari un attimino più da aspettare, però prendi dei prodotti nettamente diversi come quello. E anche la sfilata dei carri. La sfilata dei carri chiaramente bene, un grandissimo lavoro che hanno fatto i nostri rioni, i vari gruppi folk che sono arrivati, le bande, direi tutto positivo. Abbiamo buttato via la negatività di ieri e oggi ci siamo risollevati. Il tema di quest'anno cos'era? Il tema di quest'anno è il prima e il dopo. È il prima e il dopo, che praticamente le cose come venivano fatte prima e come vengono fatte adesso. Prima si usava la sega per tagliare la legna, adesso per un esempio ci sono le motoseghe, ci sono le pialle, ci sono... è un po' la storia che... Quindi anche una istruttiva questa... Ma istruttiva, perché chiaramente adesso ho parlato di legna, ma chiaramente il prima e il dopo non è fatto sulla legna, ma è fatto su altre cose.